Oddio. C'è una certa emozione, guarda. Eccola là. Montagne sono emozioni. Cosa succede quando un apuano e un valsesiano si incontrano sulle prealpi lombarde? Vuoi scoprirlo? Bene, facciamo un salto indietro, alla mattina presto, prima dell'alba. Stai per vedere la salita ad un monte che è considerato simbolo per eccellenza dell'alpinismo lombardo. Commenta la tua esperienza e i tuoi ricordi sulle vie estive, invernali. Buongiorno. E traversate. Eccoci Marco, si parte. Dai che si va. Dove ci porti? Oggi andiamo sul Grignone, sulla Grigna settentrionale, facendo la via della Ganda. Dal Vo di Moncodeno si sale fino al rifugio Brioschi, passando per il rifugio Bugani e sul vecchio ghiacciaio della Grigna che ormai non c'è più. Teniamo il sentiero 25. Marco, dall'alba che si sta preannunciando oggi ci saranno delle immagini fantastiche. Secondo me sarà una giornata meravigliosa, poi soprattutto lo sarà perché siamo in compagnia, in un'ottima compagnia, in compagnia del nonno. Guarda, grande videomaker, sì, grande blogger e grande persona soprattutto. Abbiamo beccato una giornata fantastica. Assolutamente. C'è da dire che ti sei operato al ginocchio. Io ieri ho fatto la scappa a gambe delle foppe, quindi percorreremo il sentiero da nonnetti, ma lo percorreremo da eroi. Inoltre entriamo in uno dei rifugi più amati dagli italiani, votato qualche anno fa nel sondaggio Rifugio del Cuore. Noi andiamo verso il Bugani, quindi noi andiamo di là verso il Bugani, verso il Bugani per fare la via della Ganda. Il frate e la monaca, questi due torrioni che vedi, quello più grande è il frate, quello più esile ed elegante se vuoi la monaca. Marco, già qui è fantastico. Assolutamente sì. Bellissimo, eh? Gran bei posti. Stavo per fare la giornata. Porta fortuna. Giorno. Questo è Aconito, Aconitus Napellum, no perdono, Aconitum Napellus, ho sbagliato, ed è praticamente una delle piante più velenose della flora alpina. Che assomiglia ad un'altra. No, questa è molto diversa, questa è molto diversa, non ti puoi confondere. Questa fa dei fiori viola bellissimi, che è proprio Napellus, tipo elmo rovesciato, sono molto caratteristici, stupendi da vedere, altrettanto letali. Siamo al rifugio Bugani, 1800 metri circa. Ci offriranno colazione o è troppo presto? No, andiamo a bussare, ce la facciamo assolutamente fare, meritata, dai.
questo? No. Bene. Perché non ne va? È già mezz'ora, siamo in giro. Ah, fantastico. Torta. Questa è la torta Grigna. Bella, leggera. Assolutamente. Guarda che... La torta da Montanari questa. E comunque, buona colazione. Marco, siamo... Sei pronti, Paolo? Belli carichi ora con questa bella torta. Assolutamente. Dopo la torta Grigna e un buon caffè al Rifugio Bogani possiamo ripartire alla volta della Grigna settentrionale, la conquisteremo. I nonni alla conquista del Grignone, giusto? Sì, sì. Ecco, hai visto, dai. Marco, che dislivello ci abbiamo? Abbiamo visto... ancora un 600 metri circa. Che poi ho visto che per venire qui un pochino si riscende, poi si risale. Quindi... Allora qua a livello di lunghezza siamo circa a metà strada. Abbiamo fatto circa 400 metri, però considera che ne abbiamo persi 100 circa in discesa che abbiamo poi recuperato. Quindi ce ne restano ancora circa 600. Tra l'altro sulla parte più interessante, un pochino più, non dico difficile, ma più impegnativa. Allora, sulla parte turistica l'abbiamo terminata, adesso facciamo il percorso da uomini. Allora stai collegato perché vedrai delle cose fantastiche. Bellissimo, via della Ganda, come dice il cartello. Ok. Qua. Eccolo qua. Dai, partiamo! Il sentiero comincia a salire decisamente, però siamo già ripagati dallo spettacolo che vediamo anche dietro le nostre spalle. Giornata fantastica, bellissima. Sai perché si chiama Via della Ganda? Rispondi sotto in un commento. Duemila. Quindi manca ancora 400 metri. Però Marco, francamente, qui sulle Grigne non si parla solamente di dislivello. Si parla di tutto. Ci si apre. La confidenza. Ci si apre, basta. In fondo anche noi siamo diventati amici grazie a un canale. Grazie alla montagna. Assolutamente. Sì. Un canale YouTube addirittura, no? Che parla di montagna. No, ma ci si è conosciuti, si è cominciato a frequentarsi, ci si scambiano opinioni, pareri, ci si trova, ogni tanto si va a fare un giro insieme. Ma che bello è! Ma cosa vogliamo di più? Luoghi fantastici, amicizia, buon cibo, perché quello non deve mancare. C'è un camoscio là, non so se si riesce a vedere. Ci sta osservando, come dire, ma che ci fanno questi due a quest'ora? A dare anche un po' noia. Tra un po' vedremo la Grignetta. Un altro aspetto, dall'altro versante. Lo sai che mi manca questa prospettiva a me? È la prima volta che vengo da qui. Merita, merita. Le Grigne sono sempre le Grigne, ovunque le guardi. Questa che vedi è la via, diciamo, alpinistica della cresta di Piancafornia. Noi sbucheremo praticamente all'uscita della cresta, appena sotto le ultime catene che portano sul Brioschi. Qui possiamo notare i lati del sentiero, ci sono alcune doline carsiche, dei buchi anche abbastanza profondi. Se si fa in inverno c'è da stare attenti. Sono comunque indicati dalle paline, però...
qui iniziamo con Canapone. Grande nonno su un passaggino delicato e assistito con catena, smarcato con estrema scioltezza come solo lui sa fare. Grandissimo Paolo. Che insomma. Bello, eh? Grande Paolo. AM5. Un altro pezzo attrezzato con la catena. E guardate giù il buco che c'è sotto lì. Questa è l'old school, ti avrebbero detto di fare una terapia al ginocchio un po' più delicata, no? Andare in piscina, te fai l'opposto, fa la salita. Marco, si suda anche questo, andare in piscina, no? Si è bagnati, per cui va bene. Va bene, eh? Una bella nuotata, sì, fai. Oh, e abbiamo il Canapone. Siamo alle ultime catene. Madonna, scusate, è bellissimo. Oddio. C'è una certa emozione, guarda. Eccola là, la Grignetta. Si vede anche il rifugio Rosalba. Ieri eravamo là con Sara. Oggi Sara è rimasta giù a fare la dog sitter, perché Marco c'ha una bella cagnolone di nome Luna, che però non abbiamo portato. Della Valsassina, il sentiero che si vede zigzagare nei prati per raggiungere questo crestino e infine arrivare al rifugio Brioschi, è il sentiero chiamato la Via Estiva, che parte dal rifugio Alpi Aleraso.
Andiamo una scappata fino alla croce adesso. Eh sì, eh. Siamo arrivati. Ora ci fa vedere anche la via del Nevaio. Nell'altro vallone che vediamo là sale la via del Nevaio che sbuca nella bocchetta del Nevaio appena là sotto. Seguendo questo filo di cresta dove si intravede la persona là in fondo e dove si arriva salendo dritti dalle Baite Comolli, dal bivacco Comolli, seguendo la via invernale e seguendo il filo di cresta si arriva tramite sentiero molto facile sempre per i Rifugi Brioschi. Questo video finisce così, segno dell'amicizia, perché in fondo con la birra più buona del mondo, la birra La Spina a 2400 fischiametri del Rifugio Brioschi sulla vetta della Grigna Settentrionale. Alla vostra e alla tua, Paolo. Ci a presto e buona montagna a tutti. Iscrivetevi. Buona montagna a tutti e naturalmente iscrivetevi al canale di Paolo, Arriva il Nonno. E seguite anche la sua community e il suo sito www.arrivalnonno.it. Grazie, sei perfetto. Ci provo. Ciao. Ciao.